strada, questo qua c'è il padre, lo farlo. A Sergio, dovevi dire. Raffaele, buongiorno. Guarda dove sono. Un'ora, no, un'ora e mezza. Praticamente a San Pietro della Genga. E dove è stato il Papa Giovanni Paolo II. È un posto bellissimo in mezzo alle montagne e monti della Laga. C'è una chiesetta tutta in pietra, poi ti mando le foto. E questo è un sentiero che si faceva al Papa, che scende giù in un fossato, ma è troppo lontano, noi non ci arriveremo mai. Comunque per un'escursione come le fai tu sarebbe proprio doc. Poi ti mando gli altri video. Ciao ciao. Ma questa è l'ortica. Questo mi sa di sì. Dobbiamo stare un po' lontano da qua, sennò. Si può entrare? Eh sì. Guarda, adesso entriamo nel museo. Che bello! Che ho portato sempre un po'. Veramente. Bene, fai una fila, andiamo a cercare qua. Faccio una foto, bene, bene. Guarda, lei l'ha fatta un po'. Qua sotto c'è un altro percorso che noi non facciamo. La punta Raffaele qua, capo. E laggiù ci sta una rimessa dove ci stanno le mucche, le pecore. I signori vi salutano. No, le pecore pensavo che fossero piante di ortica, invece sono piante di lamponi. Continuiamo la discesa. Il percorso. Ecco, della corsa, della Raffaele. Sì, infatti sto a fare il video. I tre pellegrini avanti a me portano l'andatura. Sono tutte casette abbandonate. Casette vecchie dove abitavano i pastori e anche i cittadini, penso. Un bel percorso per i tuoi scout, Raffaele. Ah, vedi che riesce là, alla strada. Da qua, no? E figlie 2000 euro di pensione, mette da parte 2000 euro. Oh, ma laggiù dove va? Quello riesce a con la stradina sotto. Qua, aspetta, ma ci vado io. No, quello riesce a Sergio, guarda qua, va a finire lontano. Ma se quello c'è andato con la bicicletta. Aspetta, fammi fare il video per Raffaele. Guarda dove è arrivata quella che la bicicletta, laggiù. Qui ci sta la strada.
Un bel posto, Raffaele, una tranquillità assoluta. Ma domani c'è la messa e poi il giorno 19 è festa qua. C'è una rassegna culturale e verranno, come stavano a dire, un po' di parroci, un po' di cardinali, qualcuno, e vengono a leggere tutte le letture e le cose che scriveva il Papa. Poi c'è anche qua sotto una casa, la casa per Carol si chiama. Praticamente è la casa dove, una casetta fatta in pietra dove dormiva il Papa quando veniva qua. Poi ci sono i posti, diciamo, per mangiare. Guarda, questo è il giardino letterario dove faranno tutte quelle letture della chiesa. Qua sotto c'è un ristorante. Penso che sia un ristorante, una casetta, non so. Poi si scende qua giù e c'è il museo di San Giovanni Paolo II. Io mo spengo un attimo perché se no mi si scarica il telefono, poi ci rivediamo.